Grazie, grazie per l'invito che è singolare, perché spesso siamo chiamati a fare, ecco, delle conferenze che sono un po' più, forse un po' più astratte, più asettiche nella, anche nella preparazione, cioè nella logistica, mentre invece qui ci troviamo a condividere un tema e a lanciarci anche reciprocamente delle domande, degli interrogativi. Io questa mattina vi proporrò di affrontare, di lasciare un pochettino sullo sfondo della nostra mattinata questa domanda, che è sempre una domanda importante per noi credenti, e lo è forse in maniera ancora di più per i sacerdoti, e cioè: in quale Dio credere? E forse, volendo parafrasare un filosofo, un teologo italiano che ha dato un grande contributo alla riflessione italiana, Italo Mancini, potremmo dire: in quale Dio continuare a credere? Perché obiettivamente, ecco, ci sono delle immagini di Dio, e devo dire che è stato già ben detto in questa introduzione, alle quali non è più possibile credere. Pensate a tutta la riflessione che c'è stata dopo Auschwitz sulla onnipotenza di Dio, sulla relazione tra Dio e il male. E vi propongo oggi di guardare a questo tema, di rispondere un po' a questo interrogativo, partendo dalla figura di Papa Francesco. È forse un po' anomalo dire dalla teologia di Papa Francesco, perché noi stiamo conoscendo un Papa che sembra avere poco di teologico, ma anche questa è una interpretazione, perché ha poco di teologico se continuiamo ad intendere la teologia come un insieme di nozioni e quindi come un chiodo, ma ha molto di teologico se la intendiamo invece come una chiave che apre. Allora io parto nel condividere con voi soprattutto i gesti e le parole di Papa Francesco. Gesti e parole di Papa Francesco che sono a servizio di una nuova immagine di Dio. Ora, dall'inizio del suo pontificato, questo Papa, venuto dalla fine del mondo, non ha smesso di sorprenderci, rimettendo al centro della fede e dell'azione della Chiesa la gioia del Vangelo. Si dirà che questa potrebbe sembrare una cosa ovvia. È chiaro che al centro della fede e dell'azione della Chiesa c'è la gioia del Vangelo, eppure è stato importante che rimettesse al centro questa Evangelii Gaudium, perché a volte la consolante novità del Vangelo è a rischio di essere oscurata, minimizzata o interpretata in modo parziale. Per esempio, questo succede quando noi riduciamo la nostra fede a un'etica, oppure quando la impigliamo nel legalismo delle norme, oppure quando l'aspetto morale diventa centrale, prendendo il posto della buona notizia, che dovrebbe suscitarlo. E Benedetto XVI, è nota questa sua affermazione che Francesco riprende spesso: quando parliamo della fede si tratta del sorgere di una relazione e non di una morale o di una filosofia di vita. Qual è allora l'immagine di Dio che Papa Francesco trasmette? Ecco, io penso che dobbiamo cercare di tenere insieme, quando ci riferiamo alla figura di Bergoglio, il magistero vero e proprio fatto dalla predicazione e dallo scritto, quindi dalle esortazioni apostoliche, dalle lettere, dalle encicliche, tenere insieme questo aspetto con quella forte trasmissione del Vangelo che nasce dal suo stile personale di pastore e quindi dal suo modo di essere, dai suoi gesti, dal modo con cui si presenta. E allora mi soffermo un momento su parole e gesti di Papa Francesco.
Il primo aspetto che sottolineerei è il contatto con gli altri. Oggi questo sta diventando, a causa degli scandali che conosciamo, un vero e proprio ambito problematico. Sta diventando quasi un ostacolo. Eppure, penso che, ecco, se qui c'è qualche parroco, può testimoniare come non solo con i giovani il contatto umano, fatto anche di proprio di tatto, così come suggerisce la parola, a volte è molto importante per accompagnare l'annuncio del Vangelo. E Papa Francesco esprime anche con il suo corpo una vicinanza rispetto al popolo. E questo non è, come spesso si può pensare, un gesto esteriore. Questo può diventare un luogo teologico, se lo sappiamo vivere bene. Il tipo di contatto fisico che instaura è particolare, con il semplice saluto, stringendo la mano, baciando gli ammalati, attraversando con l'immagine della Madonna la strada, diciamo così, davanti a sé, alla fine di una celebrazione. Ecco, questo è un dato naturalmente culturale che appartiene all'America Latina. Ho tanti colleghi latinoamericani in ufficio e sono quelli effettivamente più empatici, e questo non si può negare, anche attraverso l'espressione del loro corpo. E i latinoamericani apprezzano molto questo contatto fisico, che costituisce un'espressione di affetto, di calore e di vicinanza. E allora spesso lo si vede attorno ai bambini, vicino agli ammalati. Abbiamo visto che ha fatto sedere un bambino sulla sua sedia. Questo richiama molto Giovanni Paolo I. Molti di voi sono giovani e quindi lo ricordano solo per, diciamo così, per il sentito dire, ma altri lo ricordano meglio. E ha baciato il volto di un uomo che aveva una rara malattia in volto, con il volto coperto di brufoli. Ecco, questo è un aspetto non secondario dell'azione del pontificato di Francesco, e questo aspetto ci comunica una immagine di Dio. È l'immagine di un Dio vicino, tenero, che è anzitutto amore, è anzitutto comunione, e che ci invita a vivere quella che in Evangelii Gaudium Papa Francesco ha chiamato la sfida di scoprire e trasmettere la mistica del vivere insieme. È una espressione veramente molto forte, molto bella. La mistica di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po' caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale. Il Vangelo ci invita sempre a correre il rischio dell'incontro con il volto dell'altro, con la sua presenza fisica. In nessuna enciclica noi abbiamo trovato questo, neanche nelle encicliche dedicate al corpo, con la sua presenza fisica che interpella con il suo dolore le sue richieste, con la sua gioia contagiosa, in un costante corpo a corpo. Ecco, la teologia dovrebbe, a partire da questo pontificato, cominciare a studiare nuovamente l'importanza del corpo nella nostra fede, e non in senso moralista, ma nel senso proprio della centralità dell'incarnazione. Il Figlio di Dio, nella sua incarnazione, ci ha invitati alla rivoluzione della tenerezza. Sono i numeri 87-88 di Evangelii Gaudium. Un secondo aspetto che sottolineerei, appartenere proprio allo stile di Papa Francesco, in questo caso non solo allo stile, è l'amore preferenziale per i poveri. Questa espressione è nata negli ambienti della teologia dell'America Latina, come forse sapete, ma non ha niente di ideologico o di politico, può essere letta in quella direzione lì, e ne facciamo una riduzione, naturalmente. Ma è una categoria teologica, e nonostante il fraintendimento
di alcuni teologi della liberazione, i teologi della liberazione, in particolare Gutierrez, ne parlano come categoria teologica e non sociologica. Quelle sono state le letture evidentemente postume e quello che poi è successo nella prassi, ma la teologia è ben fondata, ecco. Quindi non abbiate paura di leggerla o di studiarla, benché non più recente. Tant'è vero che Benedetto XVI ha affermato che l'espressione amore preferenziale per i poveri è implicita nella fede cristologica, quindi è un'affermazione teologica, perché la fede cristologica è fede in quel Dio che si è fatto povero per noi per arricchirci nella sua povertà. Questo è stato il discorso che Benedetto fece alla quinta conferenza generale dell'Episcopato latinoamericano, per dire come c'è nella differenza e nella novità una continuità. E Dio di fatto è il Dio dell'amore misericordioso, per cui il suo sguardo è attento soprattutto a coloro che sono segnati e feriti dalla sofferenza, dalla povertà e dall'emarginazione. La scrittura ce lo fa vedere, Dio è il Dio degli ultimi, è il Dio degli oppressi, è il Dio che scende perché ha ascoltato il grido del suo popolo, è il Dio che Israele nei salmi prega come colui che dà il pane all'affamato, ridona la vista ai ciechi, rialza chi è caduto, protegge lo straniero e rende giustizia agli oppressi. E noi questo aspetto, quando Papa Francesco lo sottolinea, c'è anche qualcuno che è molto infastidito, ma noi abbiamo dimenticato che Gesù nella sinagoga inizia così il suo ministero, citando il profeta Isaia: sono venuto a liberare i prigionieri e a rendere giustizia agli oppressi. Non dimentichiamolo. Questa immagine di Dio passa nello stile e nei gesti di Francesco, oltre che nel suo magistero. Il Papa ha ascoltato uno dei suoi fratelli cardinali durante il conclave, l'arcivescovo emerito di San Paolo, che è stato anche prefetto alla congregazione dove lavoro, cardinale Hummes, e nel momento in cui la votazione lo eleggeva Papa, il cardinale Hummes gli sussurrava: non ti dimenticare dei poveri. E Papa Francesco ha raccontato questo dicendo: quella parola mi è entrata qui, ha mostrato le orecchie, i poveri, i poveri. Allora immediatamente ho pensato a Francesco d'Assisi e ho scelto il nome Francesco. Così ha detto ai 6.000 giornalisti riuniti nell'aula Paolo VI, che volevano sapere perché ha scelto il nome di Francesco. E in Evangelii Gaudium Papa Francesco afferma: per la Chiesa l'opzione per i poveri è una categoria teologica, prima che culturale, sociologica, politica o filosofica. Per questo desidero una Chiesa povera per i poveri. Ora qui emerge un'immagine di Dio su cui è importante soffermarsi, perché ci richiama il cuore del Vangelo. Il Dio di Gesù non è il Dio della potenza, non è il Dio della forza, non è il Dio che governa dall'alto incutendo timore, ma è quello che efficacemente Papa Francesco ha chiamato il Dio svuotato, cioè il Dio della kenosi, di cui parla San Paolo. Un termine che richiama l'inno cristologico ai Filippesi: egli non ha considerato un possesso personale il suo essere Dio, ma si è svuotato, è disceso e si è fatto servo dell'umanità. Questa è un'immagine di Dio che ci invita a rivedere, sulla scorta proprio di quella riflessione teologica di cui parlavo prima, sorta dopo Auschwitz, il Dio dell'onnipotenza, il concetto di onnipotenza. È abbastanza studiato in teologia e l'anno scorso una studentessa della Gregoriana ha fatto un ottimo lavoro su questo tema e poi era stupita perché aveva ricevuto il massimo dei voti. Dico: ma anche i professori ogni tanto mettono il massimo dei voti, mica siamo così tirchi, siamo anche generosi se una persona fa un buon lavoro, no? Allora, ecco, c'è un teologo gesuita francese, François Varillon, che ha scritto un bel testo, si chiama Gioia di vivere, gioia di credere, e lui dice:
L'attributo onnipotente significa in italiano, cioè letteralmente, che può tutto, ma questo non si può dire di Dio, perché significherebbe associare Dio a un potere dispotico, arbitrario. E scrive provocatoriamente Varion: Dio non può tutto, per esempio non può fare il male. Dio non può fare il male. E allora che cos'è che Dio può? Soltanto l'amore. Dio è onnipotente solo nell'amore. Lì è il massimo della sua potenza, ma non è potente perché può mandarci, come purtroppo è stato anche detto da qualcuno nella Chiesa Cattolica, un terremoto, perché abbiamo peccato e lui si diverte, essendo potente, a mandare un terremoto che fa morire i suoi figli. Ecco, è un Dio svuotato, che si abbassa, che discende, che lava i piedi ai suoi discepoli. E il filosofo Daniele Carota ha scritto un bel testo che si chiama L'onnipotenza povera di Dio, ma François Varillon ha scritto anche L'umiltà di Dio, tutti i concetti che ci richiamano a un onnipotente. Sì, sei onnipotente, ma che cosa, ecco, a proposito di immagini di Dio, che cosa pensano i cristiani quando in chiesa pregano tu sei onnipotente? Questa è una cosa che noi dobbiamo affrontare nella catechesi, nella predicazione, perché se onnipotente, anche Varillon scrive, anche Hitler in un certo tempo della storia è stato onnipotente, ma Dio è onnipotente in quel modo? Ecco, dobbiamo stare molto attenti a questa, a queste immagini. E Bonhoeffer, questo grande teologo protestante del Novecento, che scrive le sue lettere dal carcere mentre si trova in un campo di concentramento, e allora ha la possibilità, mentre vive una drammatica pagina della storia europea nella propria carne, di fare una riflessione teologica sul crocifisso, che naturalmente in quella fase della sua vita era l'immagine di Dio a lui più vicina. Bonhoeffer dice: morendo sulla croce, Dio si lascia scacciare dal mondo. Perciò ci salva non con la sua potenza, ma con la sua impotenza. Pensateci, questa è una cosa, ecco, scandalosa, dice San Paolo, no? Ma lo è anche oggi, non è scandalosa solo per i giudei o, no, o per i pagani. Noi crediamo in un Dio che ci salva morendo, e morendo da maledetto da Dio, morendo sulla croce, certo morendo e risorgendo, mistero pasquale lo teniamo sempre insieme, però è attraverso l'impotenza, dice Bonhoeffer, cioè un amore che si dona completamente, che lui ci salva, e non attraverso la spada che Pietro aveva sfoderato, no? O l'esercito, che pure Gesù dice: se io volessi pregherei il Padre mio e manderebbe una schiera di eserciti, ma io non voglio, perché devo rivelare un altro Dio, un'altra immagine di Dio. Ma Papa Francesco poi non richiama questa teologia, che potrebbe essere anche da qualcuno incautamente definita moderna, ma si richiama alla tradizione. San Tommaso d'Aquino, nella Summa, e Papa Francesco lo cita in Misericordiae Vultus, scrive: è proprio di Dio usare misericordia, e specialmente in questo si manifesta la sua onnipotenza. Pensate che invece il concetto di onnipotenza nel nostro mondo è il contrario, perché se uno è misericordioso, è buono e perdona, viene visto come un debole, non come un potente. No, il potente è colui che comanda, possibilmente facendo pesare, ecco, questo suo potere sugli altri. Nella storia di Gesù noi vediamo questo Dio, un Dio amico dei deboli, dei poveri, degli ammalati, di coloro che sono discriminati e disprezzati, come i lebbrosi e le vedove. E quando deve commentare la giornata di Gesù a Cafarnao, Papa Francesco in un Angelus dice che la folla, segnata dalle sofferenze e dalle miserie spirituali, costituisce l'ambiente vitale in cui Gesù si muove per vivere la sua missione. Questo è bellissimo, soprattutto per quelli che, come voi, diventeranno presto sacerdoti, no? Sapere che la folla, con le sue domande, le sue fatiche, le sue ferite,
le sue incomprensioni è l'ambiente vitale della missione, non è il Tempio. Neanche per Gesù è il Tempio, non glielo perdoneranno, no? Come sapete. Ed è un ambiente vitale fatto di parole, di gesti che risanano e consolano. E dice Papa Francesco, Gesù non è venuto a portare la salvezza in un laboratorio, non fa la predica del laboratorio, dal laboratorio, staccato dalla gente, ma è in mezzo alla folla, è per la strada, per guarire le ferite fisiche e spirituali, per prendersi cura di questa umanità solcata dalla sofferenza e mostrare, anche attraverso i miracoli che sono appunto segni di questa rivelazione di Dio, che Dio si prende cura dell'uomo. E Papa Francesco, ancorandosi alla missione, alla predicazione, specialmente ai gesti di Gesù, ci ripete spesso che la fede ci deve far uscire incontro agli altri, che la Chiesa esiste per evangelizzare, che la Chiesa è un ospedale da campo che cura le ferite degli uomini e che noi non possiamo rinchiuderci nella formalità del culto, nella rigidità delle norme, dimenticandoci poi di riconoscere e servire Cristo nei poveri, ma in un ambiente, no, vincenziano, penso di sfondare davvero una porta aperta, no? Ecco, quasi a sorreggere e fondare queste immagini di Dio, vicinanza, tenerezza, amore per i poveri, c'è la parola chiave che Francesco ha messo al centro del pontificato, la misericordia. Alla fine, l'immagine di Dio cui il Papa vorrebbe ricondurre tutta la Chiesa è quella del Dio della misericordia, come cuore pulsante del Vangelo. E, dice Francesco, la Chiesa deve portare questa gioia, annunciando che non esiste una povertà umana, un vuoto, una voragine che Dio non possa raggiungere, toccare e colmare. E nella bolla di indizione del Giubileo della Misericordia, Misericordiae Vultus, Papa Francesco dice: anzitutto Gesù è il volto della misericordia del Padre, perché dinanzi alla moltitudine di persone che lo seguivano, stanche e sfinite, smarrite e senza guida, egli sente profonda compassione per loro. Ciò che muove Gesù in tutte le circostanze sono le viscere di misericordia, che qualche biblista dice significano il crampo allo stomaco per le sofferenze dell'altro. Questo è Dio. Ecco, un altro Dio, il Dio che ci manda le croci, o è uno o è l'altro, ora noi ci dobbiamo un po' decidere, no? Dio che ci manda le sofferenze non può essere un Dio cristiano. Dopo aver liberato l'indemoniato, gli affida questa missione, annuncia ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te. Il miracolo è segno della misericordia. E nelle parabole dedicate alla misericordia Gesù rivela questo volto del Padre, dice Papa Francesco, che non si dà mai per vinto. È veramente commovente questa immagine. Non si dà mai per vinto fino a quando non ha dissolto il peccato e vinto il rifiuto con la compassione e con la misericordia. E allora ai sacerdoti, parlando ai sacerdoti nella lettera Misericordia et Misera, alla fine poi del Giubileo, Papa Francesco dice: vi ringrazio sentitamente per il vostro servizio e vi chiedo di essere accoglienti con tutti, perché Dio è accogliente con tutti, non è un doganiere, ecco, che lui ha spesso usato queste immagini, invece che essere facilitatori della grazia di Dio, quindi dei canali, a volte siamo dei doganieri, cioè fermiamo le persone sulla soglia e dire: tu come stai messo? Allora non puoi entrare. No, allora tu entri, poi vediamo come stai messo e ci prendiamo cura di te. Questo è l'ospedale da campo. Sembrano sfumature, ma cambia proprio un'idea, no? Anche di pastorale. Essere segni della tenerezza paterna nonostante la gravità del peccato, solleciti nell'aiutare a riflettere sul male commesso, chiari nel presentare i principi morali, disponibili ad accompagnare i fedeli
nel percorso penitenziale, mantenendo il loro passo con pazienza, lungimiranti nel discernimento di ogni singolo caso, generosi nel dispensare il perdono di Dio. Sono tutti aggettivi bellissimi per la vita sacerdotale. È chiaro che è molto più facile avere un libro dove c'è scritto, no, con una piccola norma come ci dobbiamo comportare e liquidare le persone, ma noi oggi questo non lo possiamo fare più, e voi che sarete davvero i preti del futuro sarà impossibile farlo, perché le persone oggi arrivano con dei vissuti che non sono più lineari, sono veramente molto molto complessi. La Chiesa allora non potrà essere, dice Francesco, che una Chiesa in uscita verso il mondo come lo è Dio, che si fa vicina con tenerezza, che si fa povera a servizio dei poveri, che si fa segno dell'amore preferenziale di Dio per tutti i deboli. Non voglio una Chiesa che vuole indottrinare il Vangelo trasformandolo in pietre morte da scagliare contro gli altri. Quando si mette, poi sa essere anche molto duro. In Evangelii Gaudium il Papa ha questo passaggio molto molto bello che avrete però certamente sentito. Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Non voglio una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni e di procedimenti. Se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza è che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la consolazione dell'amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità che li accolga, senza un orizzonte di senso e di vita. Più della paura di sbagliare, spero che ci muova la paura di rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c'è una moltitudine affamata e Gesù ci ripete senza sosta: voi stessi date loro da mangiare. Io penso che sia veramente il passaggio chiave dell'esortazione apostolica, però anche in generale del pontificato. Ecco, io ho desiderato scrivere questo libro, Non è quel che credi, liberarsi dalle false immagini di Dio, perché prima di questo tema mi sono interessato nella ricerca teologica, associandola all'ateismo. Non sarà che molti di coloro che non credono in realtà non credono, si dicono non credenti perché hanno ricevuto o hanno generato nella loro vita un'immagine sbagliata di Dio, negativa, severa, ostile alla vita, ostile alla libertà. Basta dialogare un po' con i giovani, quando mi capita ce n'è qualcuno un po' più spinoso che appena io dico una parola, l'altro giorno ho detto: ma come, credi all'oroscopo? Ma lasciateci almeno l'oroscopo. Non sto parlando dall'alto di un pulpito, sto dicendo che in nome della razionalità, a partire dalla quale vi emancipate anche dalla fede, perché la religione sarebbe una cosa che, appunto, una favoletta, perché era una stessa persona che mi aveva detto: ma cioè, veramente si può credere che Gesù abbia moltiplicato i pani e i pesci, abbia camminato sulle acque? Allora ho detto: sì, ma non è che adesso i miracoli vanno letti proprio in questo modo, bisogna anche un po' entrare dentro. Dico: ma come, una persona razionale va a leggere l'oroscopo? Ecco, però questo è un po' il tema. Allora, prima nella ricerca teologica, ma poi mi sono accorto, e in questo mi ha aiutato andare avanti negli anni, quindi non è sempre un dramma invecchiare, perché si fanno delle esperienze, no? Soprattutto pastorali. Dopo un po' di anni di pastorale, anni di incontri con la gente, tanti incontri, anni di parrocchia, sono da 10 anni in una parrocchia romana, e io ho potuto sperimentare che tante persone tra i credenti fanno fatica a riporre la loro fiducia in un Dio della vicinanza, della tenerezza e della misericordia. Quando ho fatto un incontro del genere in parrocchia tanti anni fa, una persona già abbastanza anziana, molto in gamba, molto vicina davvero alla fede,
mi ha detto: ma io adesso, tornando a casa, a quale Dio devo credere? A quello del catechismo che aveva fatto negli anni 50, non so, adesso bene, 40 forse, o a questo di questa sera? E con questa domanda mi aveva anche un po' lasciato pensare, no? Ecco, anche noi abbiamo spesso delle immagini di Dio negative, parziali, ostili alla vita umana e alla gioia, che generano ansia, senso di colpa e paura. Anche sentendo parlare dell'amore di Dio e confessando la sua misericordia, spesso pensiamo di non essere mai a posto davanti a Lui e che è meglio comportarci bene davanti a un giudice così spietato. E che se vogliamo ottenere qualcosa è meglio fare i bravi, come si dice ai bambini, talvolta già trasmettendo un'immagine di Dio che se non faccio il bravo non mi vuole più bene. Meglio accendere qualche candela, perché non si sa mai, meglio tenerselo buono. E tutto un mondo devozionale, anche una prassi ecclesiale, si muove in questa logica mercantile. E noi dobbiamo essere un po' più profeti oggi, perché non si può continuare. Se arrivo in ritardo, sono arrivato in ritardo, padre, la messa vale o non vale? Io rispondo sempre: la messa non vale. Non vale mai, perché la messa non vale se tu non vuoi incontrare il Signore e stai attento al cartellino che hai timbrato. No, la messa non vale. Dico, stia tranquilla, la messa non vale. Non è in questa logica che si può celebrare l'Eucaristia. Ma questo l'abbiamo creato noi, non l'ha creato la gente. Se ho fatto questo fioretto per la Quaresima, però poi è successo che... No, non può funzionare. Allora io dico sempre: guardate che i certosini, io vengo dalla diocesi di Catanzaro dove c'è una grande, bellissima certosa di Serra San Bruno. A Serra San Bruno si chiama il posto, certosa di San Bruno. I certosini sono veramente delle persone di un ascetismo impressionante. Io sono entrato 2 o 3 volte perché, essendo della diocesi, con molta difficoltà, con il vescovo, insomma, in qualche occasione ci hanno fatto entrare. E un padre certosino ci raccontò, loro il lunedì mattina fanno una passeggiata all'aperto, è l'unico giorno in cui escono, e vanno nei campi dove nessuno li può incontrare, ma un giorno incontrarono un gruppo di persone che faceva un picnic, i quali, vedendo i monaci certosini, impazzirono, e allora offrirono, come per buona educazione, questi dolci che stavano consumando, e loro non possono mangiare dei dolci, e il padre priore con uno sguardo autorizzò che mangiassero i dolci, e in certosa disse: la carità viene prima del sacrificio. Cosa avrebbe pensato quella gente? Come sarebbe rimasta? Avrebbe capito che, oddio, ecco, chi vuole essere vicino a Dio non deve mangiare i dolci. No, quello serve nell'ambito di una vita consacrata di un certo tipo. Ma davanti alla gente il priore disse: prendiamo i dolci. Ecco, noi celebriamo la Quaresima e fra poco la gente arriverà dicendo: padre, io ho deciso che è benissimo. Quello può aiutare la vita spirituale. Ma se la Quaresima finisce lì, è una vera tragedia, come capirete. Ecco, ci sono persone che hanno interiorizzato, spesso nella loro infanzia, un'immagine di Dio oppressiva e soffocante. Hanno conosciuto Dio come un contabile, un ragioniere, un giudice severo. Papa Francesco ha parlato del ragioniere dello spirito, quelli che vogliono leggere la vita spirituale in un libro contabile. La vita spirituale, di cui Gesù dice a Nicodemo, è come un vento. Che ti porta, cioè la vita spirituale è vita di libertà, perché è la sorpresa di Dio che ti viene incontro, e noi invece vogliamo, ecco, severamente calcolarla. E così nel corso della vita hanno sviluppato un atteggiamento religioso alimentato spesso dalla paura di essere punite e non accettate. Alcune di queste persone, anche se ascoltano che Dio è amore e misericordia, interiormente conservano la sensazione di non essere a posto davanti a Lui,
e la loro religiosità spesso fa leva sul sacrificio, sul peccato, mentre sono schiacciate dal senso di colpa, dal timore del giudizio, dall'ansia di prestazione religiosa. C'è anche questo nelle nostre comunità, dobbiamo fare sempre e fare bene. Esteriormente spesso si presentano perfette e ligie, ma poi in realtà vivono un profondo disagio interiore, perché molto spesso questa immagine di Dio corrisponde a una non capacità di accogliere, di leggere serenamente le proprie fragilità, i propri limiti, cioè di trattare anche se stessi con tenerezza. Ad un'immagine di Dio dura e severa spesso corrispondono persone dure e severe. Purtroppo tutto questo tante volte è stato, io dico al passato perché mi auguro che non succeda più, però è stato alimentato da certi toni accusatori o moralisti di omelie, catechesi e anche tutto un mondo devozionale che suscita rimorsi, scrupolo, senso di colpa e non libera. Io penso che noi abbiamo 10 minuti la domenica, noi dobbiamo liberare le persone dalla prigionia, quello che ha fatto Gesù. Sono venuto a liberare i prigionieri. Dobbiamo animare la vita della gente, dobbiamo dare loro una buona notizia, non per oscurare il male, che invece c'è e dobbiamo anche parlarne, ma per dire che dentro tutto questo l'amore di Dio ci è vicino, ci sostiene, ci cambia, ci trasforma se noi lo lasciamo entrare nella nostra vita. Naturalmente alcune di queste persone si sono definitivamente liberate di Dio. E allora ho scritto questo libro per aiutare, se possibile, le persone a percorrere una via di guarigione da tutte le immagini negative di Dio, immagini malsane che spesso hanno ferito la loro vita e che ha scritto Enzo Bianchi nella prefazione che mi ha voluto concedere, davvero un regalo, perché noi non ci conosciamo, ci siamo solo sentiti telefonicamente. Quei pomeriggi strani della vita quando ti arriva una chiamata, dice sono Enzo Bianchi, uno dice uno scherzo, questo sarà uno che lo imita, ma non è facile imitare la sua voce. Quindi, e Enzo Bianchi ha scritto: dobbiamo scostare la cenere dalla brace. La brace c'è, la brace arde, anche se viviamo una difficoltà, una crisi di fede, ma spesso la cenere di tante, ecco, immagini di Dio negative, linguaggi che non attraggono più, esperienze di chiesa che non sono accoglienti, hanno coperto questa brace con la cenere. Scostare la cenere dalla brace perché il Vangelo torni ad ardere. Io nel libro non ve ne parlo perché altrimenti uno poi perché dovrebbe leggerlo, però nel libro ho citato 5 grandi immagini di Dio, ma ce ne sono altre. Se voi ne trovate qualcun'altra potreste fare una seconda edizione diversa, no? Potreste scrivere voi un'altra cosa. E sono 5 immagini a cui corrispondono 5 anche idee, e non solo idee, ma anche 5 modi di vivere la fede. Il primo è il Dio tappabuchi, e riprendo qui un'espressione di Bonhoeffer. Bonhoeffer dice: alcuni invocano Dio ai limiti delle forze umane. Quando c'è un buco da tappare, invocano un Dio che dall'alto venga a risolvere il problema. Ora, quante persone si rivolgono a Dio, non voglio parlare neanche delle apparizioni e dei luoghi delle apparizioni, perché tante persone corrono con questa ansia di essere esaudite su questioni della vita che dovrebbero essere affrontate invece in prima persona. Io non posso deresponsabilizzarmi, non lavorare mai su me stesso, non fare mai una scelta e pensare che Dio interviene a risolvere i miei problemi, no? È una fede questa veramente che ci lascia bambini, mentre Dio dice, Gesù dice al paralitico: prendi il tuo lettuccio, portatelo con te, alzati e cammina sulle tue gambe. Questa è la vera guarigione che Dio ci fa. E quindi il primo è il Dio tappabuchi, il secondo è il Dio giudice che ti castiga, e qui abbiamo un problema che dovremmo risolvere davvero con la scrittura, ma di cui Papa Francesco ha parlato tanto. Dio è un giudice ed è un giusto giudice, ma il problema è che noi interpretiamo la giustizia di Dio sulla scorta di ciò che pensiamo della giustizia umana. La giustizia umana ragiona più o meno così: se hai sbagliato e sei colpevole, vai in un tribunale e vieni e sei condannato e paghi. La giustizia divina
interviene in un certo modo, in un altro modo. Se hai sbagliato, per non pagare tu, vengo io. Questo fa Dio. Si mette al posto nostro, muore al posto nostro. E la misericordia di Dio ti rende giusto, cioè ti cambia. Allora, quando Paolo scrive in Cristo siamo stati giustificati, significa siamo stati resi giusti. Dal suo sacrificio siamo stati resi giusti, perché noi avremmo dovuto pagare, ma non abbiamo pagato, capite? È tutto grazia. E questa crea una spiritualità che è poi fondata sulla paura di sbagliare, perché è la paura del castigo. Abbiamo poi l'immagine, su questa ci si potrebbe divertire, l'immagine del Dio del sacrificio, su cui ha lavorato molto René Girard, un antropologo francese. Ecco, questo Dio che nella mentalità religiosa ancora molto diffusa, per annullare la distanza tra noi e Lui dobbiamo offrirgli dei sacrifici. E quindi questo Dio arcigno, severo, assetato del nostro sangue, aspetta da noi questo. Questo avviene anche nell'Antico Testamento, cioè ci si accosta al Santo dei Santi offrendo un sacrificio. Ma nella pienezza dei tempi, con l'incarnazione, Dio rovescia questa mentalità. E appunto dice: non voglio sacrifici, ma lo dicevano già i profeti, non voglio il sacrificio esteriore per il sacrificio, cioè il sacrificio esteriore per compiacere Dio. Il sacrificio esteriore deve essere espressione di un cuore che accoglie Dio, perché Dio vuole venire, bussa alla nostra porta, è Lui che accorcia le distanze dalla nostra vita. E la rivoluzione portata da Gesù è anche questa. Il cristianesimo è la fine dei sacrifici, dice René Girard, è la fine di tutti i sacrifici. Non dobbiamo offrire più arieti, non sapremo manco dove trovarli oggi. Noi offriamo il pane e il vino, offriamo Cristo, il sacrificio di Cristo nella messa domenicale. Quindi i nostri sacrifici, sì, se ci aiutano nella vita spirituale, ma non sono finalizzati a se stessi, ecco. E il Dio ragioniere contabile, ne ho già parlato, quello che segna gli errori, i peccati, e quindi la spiritualità rischia di diventare legalista, sacrificale e minuziosa. E poi il Dio dell'efficienza, che è un po' caldeggiato dalla nostra cultura odierna, dove vali soltanto se produci. E questo tante volte avviene anche nella vita spirituale, bisogna fare molto. E Papa Francesco dice: questa è la malattia di Marta, e lui l'ha chiamata il martalismo. Tanti cristiani sono, sì, chiaramente bisogna far fare pace alle due sorelle, a Marta e Maria, però attenzione a questi sbilanciamenti. Vado a chiudere velocemente, perché così abbiamo ancora un po' di tempo, e nel libro sostanzialmente dico alla fine che la parola di Dio ci racconta un'altra immagine, ci racconta una storia di un amore appassionato, tenero, incrollabile, che rimane fedele anche dinanzi alle nostre infedeltà, che non richiede nulla perché è gratuito, che si ostina fino a quando non ha raggiunto qualunque situazione umana di povertà per toccarla e per guarirla. Per il gruppo dei giovani di cui parlava all'inizio Padre Nuovo, sto preparando un ritiro sul profeta Osea. Io stesso, studiando questo profeta, mi sono accorto della straordinarietà di certe pagine, dove sono tutte giocate sul fatto che Dio minaccia un terribile castigo e poi non riesce ad attuarlo, perché dice: ma come potrei farlo se io ti ho presa da quando eri, no, se io ti ho preso da quando eri fanciullo, ti ho elevato fino alla mia guancia. Ecco, la parola di Dio ci educa a scoprire la vera immagine di Dio. Ne cito alcune nel libro, alcune immagini che sono immagini di Dio forti, che conosciamo: il Dio creatore, il Dio pastore della nostra vita, però anche immagini proprio bibliche che ci aiutano a maturare una relazione con Dio serena e liberante. Pensate per esempio al roveto ardente di Mosè, questa immagine che ci dice come anche nelle situazioni più aride della nostra vita arde il fuoco della presenza di Dio.
situazioni dove ci sono soltanto i rovi, ma se noi potessimo comunicare questo davanti a questa pagina biblica, le persone sarebbero, no, forse più consolate. E pensate all'immagine della sorgente, l'immagine dell'acqua dall'Antico al Nuovo Testamento, dalla roccia fino all'Apocalisse, che ci dice come Dio nell'oscuro deserto, ecco, del nostro cuore, della nostra vita, delle nostre ferite, ma anche delle nostre seti, ecco, è questa acqua che ci disseta continuamente, questa sorgente dello Spirito che Gesù dice zampilla dentro di voi, quindi non si ferma mai. Ecco, Gesù è venuto, Papa Francesco Angelus del 31 dicembre 2017, non l'avevo trovato neanche io, ma sono andato a TV 2000 e hanno iniziato la trasmissione così, ho detto mamma mia, mi era sfuggita la cosa più importante. Gesù è venuto per far cadere tutte le false immagini di Dio. Ecco, quindi molto bello. E davvero, ecco, noi dobbiamo tornare al volto, alla storia, ai gesti di Gesù, guardare a questo Messia che tocca gli ammalati, pranza con i peccatori, guarisce di sabato, perdona la prostituta, sceglie i samaritani invece che i devoti del Tempio, e invece che posare il suo sguardo sul peccato dell'uomo ha viscere di compassione, che piangono per le sue ferite e fremono di rialzarlo. E Pierangelo Sequeri, questo teologo milanese che avrete sentito sicuramente e forse studiato, dice: la parola di Dio, che è Gesù, congeda l'adultera e denuncia i suoi lapidatori. Capite? No? Avevo un professore in Gregoriana che diceva non poteva restare vivo questo qua, se l'è proprio cercata la morte, lo dovevano proprio ammazzare, perché congeda l'adultera e denuncia i suoi lapidatori. Non solleva pietre contro il lebbroso, ma leva la frusta contro i mercanti del Tempio. Perdona i peccati e infrange il sabato. E cioè vediamo proprio un Dio che benedice la vita dell'uomo, e Gesù ci mostra questo Dio. E allora il consiglio ultimo di questo libro, che appunto non è nuovo, è tornare a leggere, a meditare, a pregare il Vangelo e aiutare anche le persone a conoscere Dio non per il sentito dire, non per quello che hanno ricevuto durante l'infanzia, che ha le sue cose buone, ma anche naturalmente i suoi limiti a seconda dei tempi che viviamo, ma mettere le persone a contatto con la parola di Dio e soprattutto con il Vangelo, perché possano essere davvero accompagnati nella loro vita, possano fare una scoperta affascinante, che è appunto attraverso Gesù scoprire il volto di questo Dio Padre dell'amore e della misericordia. Io vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie, Don.